Attraverso questa scuola calcio, la scuola calcio Arci Scampia, di cui ci sentiamo parte, con cui collaboriamo e che è la protagonista del libro che presentiamo questa sera sotto le ali dell'Airone, succede proprio questo, si crea una comunità. Abbiamo scelto di presentare questo bellissimo libro all'Emporio di Via Marsigli. L'Emporio di Via Marsigli fa parte delle strutture della cooperativa Nanà, una cooperativa che è di sociale e di consumo. Importante essere una cooperativa sociale, perché anche attraverso il lavoro che portiamo avanti in questo luogo, diamo delle opportunità e delle possibilità ad altre persone che ne hanno bisogno. E questo forse è il filo conduttore tra la presentazione di Rosario e il luogo che abbiamo scelto. Sia la presentazione che questo luogo sono luoghi di diritti, luoghi di opportunità, luoghi del bello e luoghi dello stare assieme. Si è creato in questo quartiere una comunità fatta di giovani, fatta di gente che utilizza il calcio per fare anche altro, per portare bambini a teatro, per portare bambini al museo, per far capire ai ragazzi che oltre la criminalità organizzata esiste un altro mondo possibile, senza dimenticare i problemi del quartiere, ma tentando attraverso il calcio di fare corsi di formazione per pizzaioli, di andare a parlare nelle scuole con i professori, una realtà che ormai è tra le prime della Campania anche a livello nazionale, non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per il modo di fare calcio e sociale bene insieme. Con la casa editrice siamo andati oltre le aspettative. In 3 anni abbiamo pubblicato circa 30 volumi, che per noi è un grandissimo risultato. Siamo partiti in 2 con pochissimi soldi. Oggi lavorano in casa editrice webmaster, grafici, addetti stampa, promoter, tutti i ragazzi del territorio, tutti i ragazzi della città che lavorano nella città per il quartiere attraverso la cultura. Stiamo pubblicando tanti libri che riguardano l'impegno civile, l'immigrazione, l'ambiente, i beni comuni. E nelle prossime produzioni si prevedono anche libri e CD musicali, perché da settembre diventeremo un'etichetta musicale di musica indipendente.